Molti, davanti a un senzatetto, sono davvero impassibili. Anzi, si arrabbiano se si trova sulla loro strada. Eppure il mondo è di tutti e chiunque può camminare su qualunque strada. C'è chi ignora queste persone povere e sole e che invece decide di compiere un piccolo atto di gentilezza, in grado di cambiargli per sempre la vita. Ciao a tutti dal vostro Top Tenner di quartiere in una nuova storia dal mondo. Alcuni fanno fatica a credere alle storie che porto, eppure è così. Succedono un sacco di cose sul pianeta e esistono un sacco di persone gentili. Noi esseri umani facciamo fatica a credere che qualcuno abbia un cuore così grande. Che dire, se siete pronti ancora una volta a vedere il bello di alcune persone, allora partiamo. Una tazza di caffè e una brioche a molti possono sembrare una cosa da niente, ma come ho detto spesso in video precedenti, senza tetto, cioè persone dimenticate dalla società che hanno poco o niente, apprezzano e danno valore, anche a queste piccolezze. Ogni piccola cosa conta per loro, basta che sia importante e li possa aiutare, perfino l'acqua in certi momenti diventa un bene di lusso, è una realtà che noi più fortunati non conosciamo. Chiariamo bene una cosa però, io non parlo di quei senza tetto che hanno mollato apposta la loro vecchia vita solo per non pagare le tasse e guadagnare ingannando le persone. Io parlo di quelli che veramente hanno bisogno di una mano. Una studentessa di un college di nome Casey Fisher ha pubblicato un lungo post sulla sua pagina Facebook l'anno scorso, parlando appunto di un piccolo gesto che aveva completamente cambiato la vita a una persona in difficoltà. Non si aspettava alla fine di tutto di ricevere un messaggio così importante che aveva cambiato completamente anche la sua vita e il suo modo di vedere le cose. Come ogni mattina era andata in un bar a fare colazione, si alzava presto anche nel weekend per studiare e fare un po' di attività. Come tanti di noi, prima di cominciare la lezione voleva assolutamente bere un caffè e mangiare qualcosina. Prima di entrare in questo posto aveva notato un uomo, dai vestiti logori, le scarpe strappate e la barba lunga era chiaramente un senzatetto. Voleva entrare anche lui a bere e mangiare forse qualcosa. Sembrava davvero magro e con la bocca secca, in cerca solo di un po' di acqua. E qualcosa per riempire la pancia prima di continuare una lunga giornata in quel punto. Non era la prima volta che Casey lo vedeva, altre volte davanti a questo bar chiamato Dunkin' Donuts lo aveva sentito cantare, per mantenersi arrangiava qualcosa sul momento. Non sempre però tornava a casa con abbastanza denaro. Quel giorno comunque stava per entrare quando l'uomo si era accorto di avere solo un dollaro. Tutte quelle monetine in mano non valevano praticamente niente, ma Casey dietro di lui aveva notato che qualcosa non andava. Così aveva cominciato a intrattenere una conversazione, dicendogli che se entrava con lei gli avrebbe offerto un caffè e una ciambella. L'uomo non sembrava molto convinto secondo il racconto di Casey su Facebook. Sembrava non avere voglia di parlare. Eppure alla fine era riuscita a conquistarlo. I due seduti ad un banco avevano cominciato a discutere del più e del meno. L'uomo si chiama Chris. Aveva avuto una vita particolare. Da piccolo sua madre era povera, non poteva permettersi molto e suo padre non esisteva per lui, non l'ha mai visto. Sfortunatamente un brutto giorno l'unico genitore che aveva era morto a causa del cancro, era completamente solo. Continuava ad andare da una cosa famiglia all'altra e raggiunto la maggiore età non aveva imparato niente di utile per la società. Lo Stato non poteva, anzi non voleva dargli dei soldi e lui doveva impegnarsi a trovare un lavoro, abbandonato da tutto e tutti. Ma niente, non ce l'aveva fatta, era caduto in un circolo di depressione totale. L'unica cosa che gli piaceva era la musica e quindi aveva deciso di mettersi in strada e provare. Ma non bastava. Si svegliava la mattina, racimolava qualche soldo e prima di dormire beveva e faceva uso di sostanze. Non ne poteva più. Un giorno aveva deciso di cominciare a smettere, ma era dura. Da soli il mondo può fare davvero paura. Casey era lì ad ascoltare e anche lei ricambiava raccontandogli qualcosa per rallegrargli la giornata. Cercava di trattenere le lacrime e di sorridere. Non voleva che Chris vedesse soltanto volti tristi. In effetti ci era riuscita. In quell'ora piena era riuscita a stampargli un sorriso enorme in volto. Chris voleva diventare un uomo di cui sua madre andasse fiera, ma non ci era mai riuscito. Aveva perso ed era stato abbandonato da tutti. Eppure quel giorno un'unica ragazza sconosciuta che non aveva mai visto da vicino, di cui a malapena sapeva il nome, aveva deciso di interagire con lui. Perché? Si chiedeva, perché una persona come lei dovrebbe parlarmi? Molti lo trattano come spazzatura, non lo considerano. Anche se li passano vicino o gli donano uno spicciolo, preferiscono non proferire parola. Alcuni, senza nemmeno donare, lo offendono, così, a caso, senza motivo. E altri, quando lo vedevano sul ciglio della strada, allargavano tantissimo il loro percorso, giusto per essere sicuri che non venissero contagiati. Ma da cosa? Ad un certo punto Casey doveva proprio andare, non poteva tardare oltre.
Chris però le aveva scritto qualcosa sul retro dello scontrino, si era scusato in anticipo per la calligrafia e sperava di riuscire a leggere tutto. Si erano salutati e chissà se si sarebbero mai più rivisti. Sulla strada per casa alla fine aveva deciso di guardare cosa c'era sullo scontrino e ad un certo punto si era fermata e si era messa a piangere. «Volevo togliermi la vita oggi, ma grazie a te non l'ho fatto, grazie bellissima persona». Con questo concludiamo. Come avete visto, un solo insignificante gesto come offrire un caffè e una brioche da un euro aveva salvato una vita. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.